Buongiorno a tutti, raga. Benvenuti nel mio nuovo video, sono i vostri ricordi. Sono ancora raffreddato, c'ho un'influenza! C'ho il coronavirus! C'ho il coronavirus, raga, che cazzo? Che posso fare? Ah, bisogna cambiare, lavorare questa macchina. Ok. Vabbè, a parte gli scherzi, raga, sono stato influenzato e sono stato male. Con la febbre, cioè alta, cioè, febbre, un febbrone da cavallo, cioè, raffreddore, mal di gola. Male dappertutto avevo male dappertutto, roba incredibile. Però non mi sono fermato perché io a lavorare sono andato lo stesso. Ma guarda caso, cioè, io devo lavorare perché ci porto i soldi a casa, cioè, a parte che abitando da solo. Così purtroppo, però devo lavorare, devo guadagnare e vado anche con l'influenza, con la febbre in radio a lavorare, se no non mi pagano, poi mi danno anche del pazzo solo perché vado a lavorare con la febbre, cioè mi date del pazzo perché vado a lavorare con la febbre. Che cazzo di ragionamento è? Cioè tutti vanno a lavorare con la febbre per non perdere il giorno. Ma dai. E poi si inventano, anzi, si inventano anche le malattie e pensano di cosa? Di uscire così, senza ma. Ma è strana la cosa, ma mi sembra una cosa un po' ridicola. Che poi cosa? L'assenteismo, cioè l'assenteismo, che cazzo di ragionamento, cioè tu ti fingi malato e poi te ne vai in giro, o peggio, raga, o peggio, sai cosa succede? Vanno a lavorare, però timbrano il cartellino e se ne vanno, cioè invece di andare in ufficio, se ne vanno fuori a fare shopping, bagnare i figli, andare al bar, giocare alle macchinette, ma che cazzo? Cioè, già con la crisi di merda che c'è in Italia, e trovare un lavoro vero, per farsi una vita, cioè, è come vincere a Totori a Super Enalotto, cioè uguale, Super Enalotto. Tu che hai un cazzo di lavoro non puoi andare in te, non puoi andartene in giro. Devi essere fortunato ad avere un lavoro. Porca puttana, sei anche pagato! Sei anche pagato, raga! Sei anche pure pagato! Devi stare lì a lavorare, se no che cazzo stiamo parlando? Di che cosa cazzo stiamo parlando? Ma veramente? Siamo rimasti così, oh, di merda, di merda. Però, cioè io lavoro, però io rispetto, anche per gli altri colleghi, ovviamente, perché anche io li rispetto. E niente, cioè, non te ne puoi andare in giro, non puoi andare in giro a fare i cazzi tuoi, ma stiamo scherzando. E gli altri che non lavorano, che devono fare? Si devono suicidare? Cioè, il ragionamento è questo, raga, ma veramente. Assenteismo. Cazzo, sei pure pagato e te ne vai in giro invece di lavorare. Ma lo
fanno uno, due, tre, cioè una settimana, due, tre, finché non vengono beccati, vaffanculo, licenziamento in tronco. E lui dice, ah, perché sono licenziato? Fate due domande, trovate due risposte, no? Mi troverai i cazzo di risposte. Non vai a lavorare, vai, timbri, il cartellino, vaffanculo. Che cazzo? Ma te mo pisciare da bocca? Ma veramente siamo arrivati così? Abbiamo grattato il fondo del barile. Avete rispetto per le persone che non lavorano? No, non ce l'hanno, ma ci sbatte il cazzo! E poi sono quelli che hanno anche la cazzo di famiglia da mantenere! E poi quando vengono beccati! Beccati, perché ci sono le telecamere, ci sono le cazzo di telecamere lì! Vai, timbri, il cartellino, no! Esci, invece di andare via in ufficio, in scrivania, beccazza le telecamere, sono cazzi tuoi, sono cazzi tuoi, neanche cazzi amari. Poi ti arrangi e poi mi dire, perché sono stati licenziati, io ho sempre rispettato tutti e tutti, ho sempre lavato, vai a vedere le telecamere, vai a vedere le telecamere, le riprese, video, e poi vediamo se hai voglia di parlare, hai voglia di come si dice, di dire la tua parola con le telecamere. Non vale un cazzo, non vale un beato cazzo, perché sei stato beccato più di una volta a sgattaiolare fuori dal posto di lavoro, e sono cazzi tuoi adesso. E se sei stato licenziato, e ci sarà un motivo. Sei stato licenziato? Sì, perché? Guarda le telecamere e lo capisci da solo. Sei stato licenziato perché te non sei in ufficio a lavorare. E poi non andare a piangere, poi ci sono quelli che si suicidano. Ho perso il lavoro, cioè me la faccio finita. Infatti, ci sarà un motivo, no? Un motivo valido. Sì, c'è, cioè, esiste. È quello. Purtroppo le cazzate le fate e pagate le conseguenze. Alla fine sono quelli che ti rimettono di più. E ciao, arrivederci, grazie. Quella è la porta. Esci, via, fuori. Arrivederci. E purtroppo è così, questa è la verità, ci sono tanti quelli che fanno il setteismo, che si sbattono il cazzo, cioè hanno fortuna di lavorare, gli altri no, che fanno? Se ne vanno in giro, se ne vanno in giro, se ne vanno in giro, è una vergogna, è una cazzo di vergogna, per quelli che non lavorano, è mancanza di rispetto. Nemmeno in radio, dove lavoro io, fanno queste cose. Non lo fanno in radio queste cose, non lo fanno in radio. I miei colleghi, non lo fanno. Perché c'è rispetto. È un cazzo di rispetto. Gli altri non ce l'hanno. E poi si lamentano perché lavorano. L'hanno perso, sono stati licenziati in tronco. E la verità è questa, purtroppo. La verità. Non hanno rispetto. Purtroppo ci sono tante persone che fanno così. Tantissime persone che fanno così. E purtroppo non sarà l'ultima. Non sarà la prima e l'ultima volta che fanno queste porcate. Porcate. Rispetto per gli atti che non lavorano, zero. Che stanno facendo un bucio di culo grosso quanto un secolo per trovare sto cazzo di lavoro, vaffanculo. Cioè, quelli non ce l'hanno. Che quelli che ce l'hanno, devono tenere stretti, con i denti, tenersi i posti di lavoro. Con la crisi che c'è. Se lo perdono non lo trovano più.
Se no, arrivederci, quella è la porta, ciao, tutto bello, fuori dai coglioni. Non vogliamo scansafatiche nella mia azienda. E boh, questo video sfogo dovevo farlo, perché ne ho sentite tante, però veramente c'è un limite a tutto. Un cazzo di limite a tutto. Lavoro, sì, non è rispetto fuori. Senti, che lavorano e non hanno lavoro. Vabbè, il video è finito qua. Lasciate tanti like, link in descrizione nei miei social. Iscrivetevi al mio canale se non l'avete fatto e ci vediamo alla prossima.